La putrefazione totale o sostanziale è l'estinzione della forma del misto. La causa principale di questa morte assoluta non è altro che l'eterogeneità e la discordanza degli elementi. Gli elementi che costituiscono l'alimento del misto non sempre sono ugualmente puri. La natura del misto attira confusamente i puri e gli impuri che il suo alimento gli fornisce. Lo spirito del mondo, che è interiore nel misto, risiede immediatamente negli elementi puri, oppure, per la forza del magnetismo particolare che egli vi esercita, egli respinge continuamente gli impuri e, se non li può scacciare, li assoggetta e sopprime la loro energia. Ma se esso stesso diventa inferiore a questi in potenza, cede allo sforzo dei suoi avversari, fugge e il misto perisce. Il puro e l'impuro si combattono per l'opposizione delle loro qualità, che con la continuazione del combattimento diminuisce a poco a poco. Nella putrefazione naturale, il puro si libera più o meno dei suoi escrementi a seconda delle condizioni del luogo dove la putrefazione avviene. La putrefazione, che avviene soltanto tramite la natura e senza l'aiuto dell'arte, non purifica mai perfettamente, perché l'aria aperta nella quale avviene è un possente ostacolo. Ma la putrefazione artificiale che si fa nei recipienti chiusi purifica fino alla perfezione. La putrefazione artificiale si fa per calcinazione, per lavaggio e distillazione. La calcinazione, separazione e putrefazione si trovano sempre riunite sia nell'opera della natura che in quella dell'arte. Si separano dal vino, dopo la putrefazione, diverse umidità, di cui tre sono il corpo, lo spirito e l'anima del vino. La quarta è un flegma inutile. L'alchimia uccide il misto e in seguito gli rende la vita. In questo cambiamento, dalla morte alla vita, tutte le parti essenziali sono perfezionate e gli escrementi sono separati. Così le sostanze proprie determinate all'essere specifico dei misti si abbracciano e si legano più intimamente. Così il loro magnetismo è tanto più potente e più attivo quanto più lo spirito del mondo che attraversa i pori di queste sostanze elementate vi si irraggia con meno ostacoli e, conseguentemente, con maggior velocità. Questa nuova attività si può chiamare, con ragione, vita nuova o resurrezione del misto. Nel periodo in cui la forma del misto è alterata, benché le prime parti elementate non lo siano nel medesimo tempo delle operazioni dell'arte, sembra che il misto sia morto. Ma esso non è veramente morto, perché le forme particolari che risiedono nelle prime elementazioni non sono distrutte. E tutti i magnetismi specifici che ne risultano possono ancora riunirsi dopo la separazione delle parti dissimili alla loro natura, contribuendo tutti assieme con maggior potenza ad una forma universale e più perfetta della precedente.